Un'auto senza tempo che ha affascinato e continua ad affascinare appassionati di ogni età. Il popolare maggiolino ha invaso il piazzale di Palazzo di Città a Taranto per la 15ª edizione del Raduno Nazionale Maggiolini dei Due Mari. Un centinaio i veicoli presenti, tirati a lucido, coloratissimi, con livree originali. Con loro anche gli storici bulli, i furgoncini simbolo della generazione hippie, e anche un paio di dune buggy, uguali a quelle di Bud Spencer e Terence Hill in Altrimenti ci arrabbiamo. Perché, come dice il presidente degli amici del Maggiolino Taranto De Monte, che ha organizzato la kermesse, il Maggiolino è solo un pretesto. Non è solo un raduno di auto storiche queste. Queste abbiamo cercato di unire la passione per le auto storiche con il territorio e la conoscenza di questo territorio. I nostri eventi si sviluppano sempre su 2 giorni e portiamo persone di fuori a conoscere Taranto, anche i tarantini, perché purtroppo non conoscono Taranto. Abbiamo un equipaggio proveniente dalla Germania e un equipaggio proveniente dalla Grecia, come paesi esteri, poi un altro da Pesaro e un altro da Vasto. Noi ogni anno siamo presenti a Taranto o comunque nella provincia di Taranto, perché in altre occasioni siamo stati in altre città. Quindi questa è la 15ª edizione del raduno dei Maggiolini dei Due Mari di Taranto. E quindi continueremo su questa strada, sperando anche nella collaborazione delle altre associazioni che ci permettono di conoscere anche noi parte del territorio di Taranto.